Verso la riapertura dell'aeroporto di Foggia, il comitato Vola Gino Lisa ci crede e questa mattina in videoconferenza ha organizzato un incontro con gli operatori turistici non solo del Gargano ma anche della BAT, Basilicata, Molise e Campania. L'aeroporto della Capitanata è quasi pronto e potrebbe aprire tra qualche mese. Sergio Venturino, presidente del comitato. L'aeroporto quindi per giugno è pronto. Adesso bisogna vedere se si vola. Bene. A me risulta che si volerà per due motivi, perché la domanda e l'offerta esiste, esisterà come aviazione generale, esisterà come charter, esisterà come voli di linea. Il comitato Vola Gino Lisa è pronto per la grande sfida che ha come primo obiettivo la costituzione di un network di forte coesione tra tutti gli stakeholder del territorio, ancora Venturino. Partiamo, perché poi è il mercato che crea il Gargano, ma anche il Vulture e il resto, il Molise, ha bisogno che i turisti arrivino. Quando il turista arriva in una stagione più ampia, che non è solo luglio-agosto, c'è mercato e tutte le compagnie faranno la fila per atterrare al Gino Lisa. Alla videoconferenza moderata dall'ex giornalista del TG2 e Giorgio Salvatori sono intervenuti diversi tour operator e tra questi il presidente di Federalberghi Foggia, Gino Notarangelo. L'aeroporto di Foggia per tutta la provincia di Foggia è fondamentale, anche perché dai numeri e dalle analisi che hanno dimostrato aeroporti di Puglia per Bari, ogni cliente di Ryanair può lasciare più di 1.000 euro di indotto sul territorio. Quindi se riescono a potenziare, a portare almeno 1 milione di passeggeri l'aeroporto di Foggia, questo vuol dire avere almeno 1 miliardo di euro per la nostra provincia, meglio di una manovra finanziaria. La richiesta degli imprenditori turistici resta però sempre la stessa. A Foggia non bastano i voli charter. È sbagliato parlare di voli charter. Il volo charter è un volo che viene organizzato da tour operator a prezzo delle strutture alberghiere. Noi chiediamo di essere messi nelle stesse condizioni degli altri aeroporti, dell'altro 50% del turismo pugliese, in quanto su Brindisi e su Bari ci sono dei voli di linea di compagnie low cost.